Cioè, il presepe napoletano ha un'eccezione già nel suo nome, non viene detto presepe, ma presepe napoletano. Napoletano. Questo c'è motivo, cioè, a dispetto di quello che è il presepe di San Francesco, quindi il racconto storico di ciò che può essere avvenuto a Betlemme con la nascita di Cristo, no? Che poi il mondo si abbraccia in questo percorso, no? Di raccontare la celebrazione sostanzialmente della natività. A Napoli già diventa subito qualcos'altro. In Certo. realtà, già le persone che vedono il presepe di Napoli si accorgono in maniera, diciamo, abbastanza veloce che il palcoscenico estetico, geografico del luogo dove si racconta il presepe è Napoli e non è Betlemme. Vede dei costumi che sono tipicamente nostrani del periodo settecentesco, perché il presepe ha questo momento storico importante nel Settecento napoletano. E già questo è un segno, ti sta dicendo il presepe che non ti sta raccontando cosa è successo a Betlemme, ma ti sta dicendo di cosa noi qui abbiamo bisogno. Che è la nascita di un salvatore, che è inteso come un perdono. Quindi è un discorso innanzitutto critico della società.